Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Uno dei periodi più bui per la royal family inglese sta scuotendo profondamente il regno. Re Carlo, affetto da un cancro alla prostata, continua a fare apparizioni pubbliche, ma la situazione è più grave per sua cognata, la principessa Kate. Anche lei sta combattendo una battaglia contro il cancro e non è più apparsa in pubblico dallo scorso marzo, quando in un video commovente ha rivelato la sua diagnosi. Da allora il silenzio ufficiale ha avvolto la sua salute, con nessun aggiornamento dall'ufficio stampa della corona. Kate si è ritirata dalla vita pubblica per sottoporsi a chemioterapia nell'Adelaide Cottage, e inizialmente si pensava di costruirle una clinica privata per garantirle privacy. L'unico segnale di miglioramento è arrivato pochi giorni fa, quando, in una lettera di scuse per la sua assenza alla parata del Trooping the Colour, ha promesso un ritorno presto, suggerendo un miglioramento delle sue condizioni. Tuttavia, gli ultimi rumors dipingono un quadro diverso. Secondo l'esperto della corona inglese Christopher Andersen, riportato da Fox News, con l'arrivo dell'estate Kate sarebbe sempre più sconfortata per la sua situazione. Solitamente la principessa trascorreva l'estate all'aperto con William e i figli, dedicandosi allo sport. Ora le sue condizioni e la chemioterapia le impediscono di partecipare a queste attività, causando un profondo abbattimento. Accanto a Kate, come sempre, c'è il suo fedele William. Inoltre la sua amica e assistente personale, Natasha Archer, è costantemente al suo fianco, tanto che di recente ha ricevuto una promozione per il suo supporto in questo periodo difficile. Nel frattempo, sui social sono circolate voci riguardo un presunto viaggio di Kate in una clinica a Houston, per un trattamento complesso. Tuttavia queste informazioni sono state smentite da un portavoce di Kensington Palace. In attesa di aggiornamenti ufficiali e dei festeggiamenti per il compleanno di Re Carlo, tutti speriamo che la principessa possa presto riprendersi e tornare alla sua vita pubblica. Continua a seguirci per non perderti i prossimi aggiornamenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!